Allora, io volevo invitare Daniela a fare la sua riflessione e poi Walter, toccare a te chiudere questa. Prendo le chiavi. Grazie Lucia di questa opportunità che ci hai dato di parlare con tanti colleghi, colleghi del dipartimento, colleghi che vengono da fuori. Grazie veramente. Mi dispiace tanto di non aver potuto ascoltare la relazione che hai fatto, sì. Allora, io non voglio rubare tanto tempo e allora vado subito a riprendere il discorso dove l'ha lasciato Gianluca Senatore quando ci ha parlato di questo movimento per la protezione della natura, questo movimento che si è sviluppato in Russia nei primi decenni del XX secolo, che però ha radici nel XIX secolo, ha radici nella grande letteratura classica, allora Dostoevskij, il suo concetto di suolo naturale e altri. E ricordo quello che lui ci ha detto, e cioè che questo movimento che lui considera con Wiener il primo movimento ambientalista non è solo un movimento, ma questa è anche l'interpretazione che tu dai, anche il primo movimento per la sostenibilità. Gianluca ci ha detto che non è solo questo movimento, non ha come obiettivo solo il rispetto per la natura, per la sua circolarità, ma diventa anche la natura un modello istitutivo della società russa. Costruire la società sull'imitazione della natura, e qui ci ha parlato di Bogdanov. Quindi tu dicevi culturalizzazione della società, e prima di diciamo porti la prima questione proprio su questo punto, era anche Giap che voleva porti questa domanda, non so di preciso quale, io faccio la mia. Sì. Forse non sei entrato nel Ma perché non ha avuto tempo, infatti. Sì, soprattutto ho letto il tuo libro Modernità e sostenibilità in Russia, e quindi anche per questo chiedo. Prima di passare a un altro scenario, proprio per problematizzare la questione della culturalizzazione, della cultura della sostenibilità e della culturalizzazione della società, vorrei fermarmi solo un momento su questo concetto di Dostoevskij di suolo naturale. Perché lui la chiama Pokva? Perché mi chiedo questo, ma davvero qui è una domanda aperta, non ho la risposta. Ma questo concetto di suolo naturale, o quello che tu dicevi quando hai parlato di madre terra, russa, suolo naturale, russo, cosa implica in termini di appartenenza? Non è in fondo una riproposizione del sistema binario noi, loro? Allora io mi domando, possiamo costruire un concetto di sostenibilità su idee di questo tipo? Anche perché, diciamo, è dal presente che mi viene questa preoccupazione, perché queste idee che si sono sviluppate nel XIX secolo oggi sono state riprese dal populismo russo contemporaneo. Ma questo era solo una parentesi. Allora, lasciamo il XX secolo, i primi decenni del XX secolo. Gianluca ci ha detto che questa concezione della natura ha avuto tanti sviluppi in termini di programmi culturali, di programmi di ricerca scientifica, ma anche di politiche per l'ambiente. Lasciamo questo scenario e vi propongo un altro scenario, e perché quest'altro scenario ci fa confrontare con un altro programma culturale della nostra modernità. Andiamo in Inghilterra,
nell'Inghilterra del XVII secolo. Qual è la concezione della natura che si afferma in Inghilterra con la nuova scienza? A seguito delle scoperte di Newton e di Boyle, si comincia a considerare la natura come qualcosa di inerte. La natura è da utilizzare come una specie di contenitore nel quale io mi prendo quello che mi serve e poi lascio, abbandono quello che non mi serve più, la discarica, diciamo. Allora, la rivoluzione scientifica porta con sé una visione impersonale, una visione disincantata della natura. Di questo fatto, subito, una parte degli scienziati, degli intellettuali inglesi si accorge e comincia a contrastare questa concezione. I dissenzienti della prima ora, potremmo dire i primi verdi, la prima generazione di verdi, intuiscono che si stava, John Toland, Anthony Collins, intuiscono che si stava delineando uno dei programmi fondamentali della nostra modernità, il dominio sulla natura e non solo. Cosa pensano questi dissenzienti invece? La natura bruta, inerte, sto usando espressioni di Newton, I liberi pensatori, così si chiamavano, i liberi pensatori inglesi contrappongono invece una natura vivente, una natura animata da una sorgente interna, una natura, loro dicevano, intrisa di valore, erano dei panteisti, e una natura intrisa di valore in quanto tale una natura che richiede un impegno rispettoso dei suoi termini. Riferendosi al dominio della natura, Eisenstadt ne parla come uno dei programmi culturali fondamentali della nostra modernità. Insomma, questa disputa tra i newtoniani e i liberi pensatori, i radicali della seconda metà del XVII secolo, in questa disputa in realtà che cosa troviamo in nuce? Troviamo una tensione tra due posture diverse. La prima postura, una postura predatoria, che manifesta un nuovo tipo di ragione, una ragione strumentale volta al saccheggio, e la seconda postura, una postura che potremmo chiamare una postura accurata, dove dentro questa espressione c'è il termine cura. Una postura accurata che manifesta una ragione morale, manifestazione di una ragione morale, una ragione capace di tradursi in cura di sé, cura degli altri, cura dell'ambiente. La prima postura, la postura predatoria, è quello che ha dominato fino ad oggi, ha imposto il suo paradigma fino ad oggi, no? E questo è un progetto culturale che ha appunto preparato e giustificato il dominio sulla natura, ma anche ha rimodellato i rapporti sociali, i rapporti economici. Prima già parlava dello stretto rapporto tra sviluppo, rivoluzione scientifica, rivoluzione tecnologica, rivoluzione industriale e rivoluzione demografica. Quindi la mia domanda sarebbe questa. All'inizio del XX secolo troviamo in Russia questo movimento di pressione che chiede e in parte ottiene una tutela dell'ambiente, una tutela della natura, e questo è il programma culturale del movimento per la protezione della natura. Nel XVII secolo troviamo in Inghilterra una rivoluzione scientifica che lavora con una nuova idea di natura, di materia, idee che si salderanno molto presto con i nuovi attori economici, con i nuovi attori politici, e porteranno a un nuovo programma culturale. La questione che, insomma, quando io ho letto, l'ho finito di leggere il tuo libro, sono stata grata di questa lettura, perché è come se io avessi focalizzato
con chiarezza qual è un punto molto importante su cui lavorare, e cioè la domanda: qual è lo statuto epistemologico della sostenibilità? E con riferimento a quello che tu hai detto sulla cultura, sulla culturalizzazione della società, la domanda è: quale concetto di cultura noi utilizziamo, possiamo utilizzare per questo sviluppo sostenibile che vogliamo? Perché appunto è la cultura, è l'idea di cultura di Taylor, è l'idea di cultura di Boas. Quale idea di cultura? Tra l'altro, appunto, pongo queste domande, ma per noi e anche per il futuro, insomma, ecco. Quindi questa sarebbe la prima cosa. La seconda cosa, se posso dare un piccolo contributo sempre in termini di domande, è su quello che hai detto sulla paura. Anch'io ci ho dovuto lavorare, perché Hans, il filosofo Jonas, ovviamente ne parla, no? E Hans Jonas ragiona proprio su questo fatto, no? Ragiona su, lui dice, la paura come l'emozione più appropriata per sviluppare un'etica della sostenibilità. Lo sappiamo, lui ha scritto questo importante libro, Das Prinzip Verantwortung, il principio di responsabilità. Allora lui sostiene questo, e giustamente tu hai sollevato delle perplessità, anch'io ho avuto queste perplessità, e allora lì il tema qual è? Il tema è quello delle emozioni, perché da un certo punto di vista ha ragione Jonas a tirare in ballo le emozioni, no? Di recente lo ha fatto Rifkin quando ha scritto il suo libro sull'empatia, no? Ecco, però anche lì di nuovo c'è un lavoro che ci aspetta, perché il problema è: ma è proprio vero quello che dice Rifkin? Cioè, è proprio vero che l'empatia in ogni caso ci può aiutare per prenderci cura dell'ambiente, degli altri? Perché l'empatia in fondo è una certa condizione necessaria per riconoscere le relazioni con gli altri, per riconoscere che le relazioni con gli altri, le relazioni con l'ambiente sono costitutive, ma non è una condizione sufficiente. E posso fare un esempio. Appunto, io insegno agli studenti anche agli studenti di servizio sociale, no? E lì loro si trovano spesso, per esempio, quando si recano nelle famiglie, a affrontare problemi per cui un familiare è gravemente malato, improvvisamente diventa gravemente malato, e che cosa succede? Questa malattia, invece di a volte crea una presa in carico, no? Altre volte invece crea proprio un allontanamento, un senso di paura che porta qualcuno nella famiglia a allontanarsi. È come se questa esperienza di vulnerabilità che ha, vulnerabilità dell'altro, lo richiama alla propria vulnerabilità, ed è un'esperienza che non riesce a resistere. E quindi ci sono varie forme di allontanamento. Quindi, appunto, l'empatia non sempre crea cemento, crea congiunzione, può creare anche il contrario. Questo per dire che quello che la mia parte, quello che io sento di dover fare in questo, nel considerare per esempio le emozioni, come il ruolo delle emozioni come un ruolo importante in questo nuovo paradigma che vogliamo costruire, quello della sostenibilità, è quello di interrogarmi di nuovo su una teoria della ragion pratica che sappia rispondere proprio a questo tipo di domande. Allora, per esempio, una ragion pratica che ritrova una riconciliazione con le emozioni, perché per secoli abbiamo lavorato invece con una ragion pratica che diceva: no, no, le emozioni sono sabbia nell'ingranaggio della razionalità,
quindi le dobbiamo espellere. Invece una teoria della ragion pratica che ritrova le emozioni sulla propria strada, ma anche una teoria della ragion pratica che deve aiutare chiedendosi come è possibile una buona cura di se stessi, dell'altro e dell'ambiente. Perché appunto quando tu dici no, non sono convinto di Jonas e di come lui usa un'emozione come la paura, hai ragione, appunto la paura non è una buona emozione per diciamo nel rapporto con gli altri, nel rapporto con la società, nel rapporto per prendersi cura dell'ambiente, perché appunto è una, certo, è un'emozione che spinge, anzi costringe, ma non è un'emozione capace di trasformare, argina, ma non è capace di trasformare. Allora, nella storia del pensiero, noi abbiamo altri che hanno parlato di emozioni, per esempio Giovan Battista Vico, e io preferirei pensare al timore di Vico piuttosto che alla paura di Hobbes. Perché in realtà poi quando tu parli di paura il grande modello è quello psiano. Scusami, no, ho detto troppe cose, troppe domande, ma sono soprattutto domande a me stessa. Grazie.